Michele Hodoupě. Collega, c'è un sacco di follower. Ci chiedono una ricetta di un secondo gustoso e veloce. E che problema c'è, caro collega? Proprio oggi ho comprato un bel filetto di maiale. Ah sì? Potremmo cucinarlo con le mele e magari fare prima anche un antipasto con delle polpettine di patate farcite. Che ne pensi? Si può fare. Allora, abbiamo già fatto le sale e poi schiacciato le patate per fare queste nostre polpettine di patate farcite. Adesso incorporiamo 4 cucchiai d'olio. Non ho detto prima, io ho usato 500 g di patate. Dopo l'olio aggiungo 4 cucchiai di fecola di patate. E diamo una prima mescolata. Poi aggiungiamo 2 cucchiai di parmigiano. Un po' di sale. E amalgamiamo bene il tutto. Tagliamo a dadini un po' di Emmental, ma voi potete usare il formaggio che volete. Io ho scelto questo, ma la farcitura è libera scelta. Facciamo dei dadini non troppo grossi, perché poi dovranno andare all'interno delle nostre focaccine. Ho amalgamato bene il composto e adesso con le mani do forma alle polpette, alle focaccine. Ho dato forma alla polpetta, la farcisco con una fetta di petto di tacchino e dei dadini di Emmental. Ma sul ripieno potete sbizzarrirvi come più gradite, è a vostra scelta. Adesso formo un'altra polpetta. E vado a coprire. Beh, collega, perfetto. 3, siamo 3. Che problema c'è? Versiamo un po' d'olio in una padella. Quando l'olio è caldo, introduciamo in padella le nostre focacce di patate ripiene. Le faremo cuocere 8-9 minuti per lato. Li abbiamo fatti cuocere 8-9 minuti per lato, girandoli a metà cottura. E questo è il risultato finale. Sono pronte per andare nel piatto. Spegniamo il fuoco. Questo è il risultato finale. Degusteremo a tutto pasto uno squisito friulano russit superiore della cantina Marco Fegliuga. Nasdarim!
Michele Ho Doupě.